Signori, benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio. La Gemma Cose, sono Music Siege. Oggi andremo a reagire di nuovo a Rainbow Six Hub con un video con titolo Stopn, uno dei più forti, mi avete detto voi, su console, è alla mira migliore dei pro player? Punto interrogativo. Mi piace, un commento, un'iscrizione, vi ricordo che faccio live ogni giorno dalle 15 in poi sia su Twitch che su YouTube, vedete voi dove volete vedermi. Inoltre ricordo che faccio coaching privato, se volete migliorare con me grazie al mio coaching mi iscrivete in privato su Instagram, qua c'è la chat che vi sta salutando e... 3, 2, 1, let's go! Allora, ho appena visto che raga sono le clip degli streamer, io non dico un cazzo, comunque questo è Stopn. C'è la mira fermina, c'è la mira ferma. C'hai il rinculo molto prepotente, molto, molto clinico, diciamo, come rinculo. Distrutto, devastato, annichilito, potremmo dire. Vabbè dai, allora raga, questa clip la faccio pure io però, sinceramente. Questa clip semplice, cioè nel senso, la lascio pure io, dai. Ma aspettavo qualcosa di più, wow. Comunque sempre lui. Doppia, tripla, ecco questa già. Lucky. Questa già era più prepotente. Ok, ma che ah, perché si fa sempre le clip. Minchia, ma è talmente veloce. Ah, questo è Takir, ragazzi, un esaurito, un pazzo sgravato. Uffa. Allora, io ho capito perché voleva fare... Allora, vi spiego. Questa tattica, lasciando stare il troll suo, che è il problema, ragazzi, di Termite, è che fa un falso innesco, ok? Lui, cioè, il tappetino scoppia dopo un secondo, scoppia in ritardo da quello che sembra a voi, ok? Perché pure io a volte ci sono morto perché è stronzo sto tappetino. Il fatto qual è? Lasciando stare lui che ci scoppia, se voi, perché lui ha messo questa termite, questo tappetino qui? Perché facendo scoppiare questo tappetino, e l'ha messo ovviamente sulla porta così è agganciabile, scoppia anche questa parte di muro, perché il tappetino ha una carica talmente forte che fa scoppiare anche questa tattica, cioè questo muro. Poi lui ci è scoppiato con tutti i calzini, però la tattica c'era. Però... diciamo che è un coglione come tempismo, sì. Sì, vanno così. Eccolo qua, il pazzo esaurito di Bolo, ragazzi, godetevi il gioco. Perché non lo vedrete mai da nessuno così. Ok, no, questa mira ce l'ho pure io, dai. Vabbè, questo carino. Però fattibile, se spari a cazzo, sì. Ok, bella reazione. Questo non lo so fare. Sì, capisco. Capisco. Ah no, ma non era lui, mi sa, non lo so, che cazzo ne so. Allora, qua abbiamo Ash Ketchum, messicano. Bravo, bravo, bella clip. Qua abbiamo me fra 10 anni. Sempre su PC. Raga, quando vedete tutti scoppiati, esauriti, sono su PC. Seconda kill, 1v1. Ha plantato sicuramente dall'altro lato, penso. Ah no, è proprio lì. Vabbè, allora, però vi posso dire, quello è un coglione, cioè. Quello sweet contro, Cristo Dio, ti buca sopra e non controlli. Però sono sempre bravo, Io tra 10 anni comunque sono sempre bravo. E poi qui abbiamo... non mi ricordo come si chiama, comunque... uno bravo. Oh no, Thunderbird Elite in ages. Vediamo. Usa la bellissima arma di Warden. Warden. Cristo Dio, che shot ha fatto! Minchia, ragazzi. Che l'ha one tappato con l'ultimo colpo. Con l'unico colpo. Va bene, Lucifer, ciao. Cioè, guarda lui. Ma lo so, sono io fra 10 anni, grazie al cazzo. Ma io sono più bello, però, dai. Lui era più brutto, dai. Comunque, raga, ha fatto... Allora, succede anche a me, ma pure a voi, Cioè, quando, raga, avete un solo colpo che ricaricate male, lo state ricaricando, sparate,
cercate di beccare quello. Spesso succede quello, che lo prendete in testa. A me a volte è successo, Va bene, questo no, questo è molto bravo. Questo, questa clip l'ha raffinata dopo, ok? Così. Spoit con la mazza a vampiri. Si è fatto fuori due vampiri. Lui, ragazzi, è uno con la mira migliore del gioco. Ok, lui fa sempre HS. Fortissimo, guardate qua. Cioè, lui è esaurito, raga. Lui è un predatore delle ranked. Veramente fortissimo. Io, raga, io ogni volta che guardo Spoit non capisco. Non capisco. Vi giuro. Qua abbiamo Ozzy. Ma ragazzi, ma mi dite dove cazzo si compra il LED quello dietro personalizzato? Poi avete qualche sito per comprare? Avete presente dietro là la scritta quello di Ozzy là? Come cazzo, da dove cazzo si comprano? E soprattutto quanto costano? Perché sarebbe figo. Non so dove cazzo metterlo, che ci ho messo i quadri. Però sarebbe figo. Sarebbe figo. Frate, ma che cazzo di culo. Madonna. Manca fa così. Ok. È un gioco tra wallbang. Io ti wallbang o tu mi wallbanghi. Il bel flick. Molto clean. Quello si è appena fatto sgamare. Fake. Porco due. Clean. Clean. Molto clean. Blood ci gioca Rocket. Io c'ho due canali di YouTube. Se vai sul secondo. Oh, ci sono di nuovo io. Quanto so bello. Se vai sul secondo, Razive 2, ci sono i video di Rocket perché lo faccio. Però non lo registro in live. Porco due, ragazzi. Vedete quanto cazzo sono forte, però vedo rompere i coglioni. Avete visto quanto sono forte? Eh? Anche fra 10 anni. Fate stare, cortesia. Comunque, eSports, Shaiko. Ok. Minchia, c'è l'ipercoppola davanti. Una fa spesa tutti. Oh, disinnesca fra. Ma come cazzo stanno giocando? Allora, posso dire che hanno giocato di merda, però. Cioè, quello prima di disinnescare doveva un attimo aspettare quelli che salivano, ok. Secondo me cioè, hanno giocato di merda. Ok. Un altro eSports. Dan. 1v1. Dov'è l'altro? Eccolo. Vabbè. Per uno pro player, ragazzi, questo è molto easy. Questo è molto facile. Però, allora, vi posso dire una cosa. Questa è la nuova interfaccia sotto dell'eSports, dei tornei. Prima era laterale, tutti i giocatori laterali. Ora tutti i giocatori giù. Vi posso dire che, però, secondo me, confondono molto il gameplay. Cioè, vedere tutte ste tessere su in verticale, così grandi, non vi fa confondere anche a voi? Cioè, io vedo metà gioco, cioè metà schermata bloccata. Non vedo un cazzo. Cioè, o le fai più piccole, più separate. Porco due, c'è un ammasso di merda blu e arancione. Fa un po' schifo, secondo me. Se la potevano giostrare un po' meglio, se proprio devo essere sincero. Poi non so se anche voi siete d'accordo, però. Vedo un cazzo. Cioè, l'arma è tutta nascosta dalle tessere.
And I mean, that's round done and dusted. Looking for an ace now. DCH trying to desperately find something, but Ape should have it. Carina l'idea di metterle così, però messe male, cioè. And a huge beautiful moment for Ape to show us exactly the power of that nook. Perfectly read. DCH qua no cap si deve muovere. 1v4. Set up Pengu, that Malusi ban allows his counterplay from the nook, and Ape is pushing for the ace now. Che cazzo di clip è? Ah, per l'ace di quello, ok. Cioè, non ho visto un cazzo con la testa. Ecco, già così, il fatto qual è? Così sarebbero fighe. Le tessere messe così, piccolissime, e magari mi metti zoomato verso su, quello che stai aspettando, solo quello, così sarebbe figo. Ma tutte alzate, Cristo Dio, non si capisce un cazzo. Così già è meglio. Se le lasci così, vanno bene. Perché tanto, so basse, sti cazzi. Capisco. Loira. Se da Dalo, minchia, appena ho detto Loira, è scoppiato o scoppiata. Penso maschio. It's all for Blast to do. He gets a 1v3 back to a 1v2 to a 1v3. Bel flick. Questo più vicino allo schermo ci puoi giocare, sì. Non è che diventi senza vista fra tre mesi, no. Più vicino. Porco due, cioè sa bronza. Cioè non ha bisogno di andare a mare, è già abbronzato di suo con tutti i raggi che prende. Così. E poi viene tagliato così. Viene tagliato così. Capisco. Vabbè, comunque, ragazzi, queste erano le migliori clip degli streamer o gli sports in generale. Abbiamo visto per la prima volta Stoppn, visto che tutti me lo chiedevate.